Vada come vada, sul campo ovviamente, sia in Serie D sia in Eccellenza, almeno qui chi frequenta gli spalti avrà da divertirsi. Meno divertimento avranno le società. Chi vincerà sarà alle prese con una promozione, quella nella Lega Pro, da incubo data la riforma. Poi ovviamente bilancio e strutture, riforme, adeguamenti societari saranno molto impegnativi. Ovvio, chi ha eventualmente programmato qualche difficoltà in meno sicuramente l'avrà. Altra invece sarà tutto un susseguirsi di impegni, spesso ardui. Peggio ancora in Eccellenza, il fattore economico per assurdo sarà secondario. Qui l'impresa sarà adeguare i campi da strutture obsolete in un contesto degno della Serie D, o peggio ancora, campi sportivi un gradino sopra l'oratorio in strutture confacenti al campionato maggiore. Sia chiaro, soldi nelle casse comunali manco l'ombra, quindi apprestiamoci a vivere una estate piena di ansie, di eventuali rinunce e ovviamente, forse, chissà, la solita storia dei connotati identificativi. Realtà piccole, senza strutture allo sbaraglio, con il rischio figuracce, ovviamente patetiche, altre invece che, seppur in contesti più grandi, alle prese con una totale chi se ne frega se ha vinto da parte delle amministrazioni comunali, sponsor e popolazioni. Insomma, il solito copione già visto mille volte che, come sempre, nulla ha insegnato. Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati dunque a Fuori Gioco. Sarà quella di questa sera una puntata, possiamo dire il riassunto un po' di queste settimane precedenti a cavallo tra la Pasqua appunto e la domenica di ieri. Partite vive, emozionanti, soprattutto risultati importanti, tutti da commentare e tutti da vedere. Quindi, dato l'alto numero di immagini che abbiamo questa sera e naturalmente un parterre davvero importante questa sera, signori, non perdiamo tempo, diamo subito i numeri della giornata di ieri, iniziando ovviamente molto rapidamente dalla Serie di Girone A, dove noi curiamo in modo particolare il Trezzano, che ieri ha perso in casa con il Bra, la capofila, e quindi adesso il Trezzano in pratica sta vedendo i sorci verdi per una eventuale addirittura retrocessione diretta, una squadra che comunque è quella milanese che era impostata in sede di vigilia in altro modo. Al comando appunto il Bra 65, la Lavagnese 61 e il Santià a 59, quello è il girone A. Vediamo il girone B, quello a noi più caro. I risultati di ieri: Olginatese Montichiari 3-0, Aurora Sariate batte Sant'Angelo 2-1, Pergolettese batte Mapello Bonate 2-1, Mezzocorona batte San Gorgon 2-0, Castellana batte Farsina 2-0, Trento e Caravaggio 1-1, Pontisola batte Darfo Boario 3-2, Alzano Cene batte Prosesto 1-0, Caronese batte Lecco 2-1, Seregno batte Voghera 2-1. La classifica importante: 72 la Pergolettese, 71 il Pontisola, che si è visto dare in settimana i tre legittimi punti persi con il Trento causa errato tesseramento di un calciatore del Trento. Olginatese 65, Voghera 61, Lecco e Castellana Caronese 53, Montichiari 48, Seriate e Caravaggio 47, Mapello Bonate 46, Alzano Cene 45, Seregno e Fersina 44, Darfo 39, Prosesto 38, Mezzocorona 28, San Gorgon 25, Trento 24, Sant'Angelo 13, Sant'Angelo matematicamente retrocesso in campionato di Eccellenza. L'Eccellenza che vede questi risultati, ovviamente il girone A: Garlasco batte Roncalli 2-0, Inveruno batte Fenegoro 6-0, Magenta e Oltrepò 2-2, Provigevano Marnate 4-0, Sommese Atletico 5-1, Sestese batte Cassano 3-0, Settimo batte Vergiatese 1-0, Vigevano batte Bustese 1-0, Arconatese batte Villanterio 2-0,
Festival del gol su tutti i campi. In Veruno 65, Solbia Sommese 60, Sestese 56, Provigevano 51, Vigevano 46, Oltre Po 45, Argonatese 41, Fenegro 39, Vidantiero 38, Atletico CVS 35, Roncalli e Magenta 34, Bustese 32, Vergiatese 31, Cassano 27, Marnate 25, Settimo 24, Garlasco 19. Il girone B, qui ormai le jeux sont faits, come direbbero al casinò. Arcelasco batte Visnova 3-1, Cavenago batte Ardor 1-0, Ciserano Mariano 2-2, Crema Base 0-0, Giana batte Trevigliese 4-0, Valle Brembana batte Zanconti 1-0, Real Milano batte Rivoltana 3-1, San Colombano batte Desio 1-0, Sondrio batte Cantù 5-1, Giana 70, questa è la classifica, Ciserano 57, San Colombano 56, Sondrio 51, Mariano Trevigliese 48, Cavenago e Crema 46, Desio 42, Base 41, Valle Brembana 40, Ardor 39, Real Milano 37, Rivoltana 34, Arcellasco 32, Mario Zanconti 14, Visnova 12, Cantù chiude a quota 2. E chiudiamo con il girone C, anche qui i risultati pesanti, quelli di ieri. Civitavecchia e Rigamonte 0-0, Delese batte Orsa 1-0, Folzano batte Sarnico 3-0, Travagliato batte Ghisalbese 1-0, Prodesenzano batte Grumellese 3-2, la sorpresa della giornata sicuramente, Palazzolo batte Colognese 1-0, Scanzo Pedrengo batte Castel San Giorgio 5-3, Sovere batte Valle Camonica 2-1, Valcalepio e Stezzanese 2-2, Stezzanese con il pareggio effettuato dal portiere al 93esimo di testa, ci teniamo a sottolinearlo. La classifica: il Palazzolo a 65, lo Scanzo a 63, la Grumellese a 58, Civitavecchia 49, Sarnico 48, Rigamonti e Ghisalbese 38, Valcalepio, Travagliato, Sovere 36, Castel San Giorgio 35, Valle Camonica 33, Folzano 32, Delese 31, Stezzanese e Colognese 28, Prodesenzano 26, chiude l'Orso a quota 25. Dato i numeri della giornata, signori, il parterre, e che parterre questa sera? Veniamo secondo al metodo della nostra telecamera, iniziamo da Adriano Ravelli, direttore sportivo dell'US Caravaggio. Buonasera. Buonasera Adriano Ravelli. Viene per la prima volta, ne sono felice, do il benvenuto a Ilaria Checchi, Sprint Sport giornalista. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera Ilaria. Torna Ivan Arrigoni, direttore, che qualifica io? Team manager. Non sono direttore sportivo del Mopello Bonate. Buonasera anche a Ivan. Buonasera a voi. Allora, abbiamo detto nel nostro inizio trasmissione, faremo un po' il film di queste due settimane a cavallo tra il giovedì calcistico di Serie D e la domenica calcistica sia sul fronte della D che sul fronte dell'Eccellenza. Giorni belli anche emotivamente parlando, però prima di iniziare dall'inizio, ossia da quel giovedì, io vorrei toccare subito l'argomento di stretta attualità, ovvero sia questo pareggio, questa vittoria che ieri la Pergoletese ha conseguito a Mapello. Se dovessi fare un titolo, Iva, io scriverei Mapello Bonate, Pergoletese, 2 punti, 90 minuti di follia. Concordi? Follia però non del Mapello Bonate, ma da parte della terna arbitrale probabilmente, perché se c'era una squadra che il primo tempo doveva vincere sicuramente 2-0, questo è il Mapello Bonate, non so. Poi vedremo l'immagine, c'era un rigore clamoroso su 1-0 per noi di Mauri, dove potevamo bissare il risultato, andare nello spogliatoio sul 2-0, poi voglio vedere con che spirito può entrare una squadra, anche se è capolista, anche se è una buonissima squadra, perché ci ha messo in difficoltà, perché se ci ha battuto ovviamente ci ha messo in difficoltà, però un conto giocare 11 contro 11, un conto finire la partita 10 contro 9. Io posso dire, giustamente dice, il Mapello Bonate ha avuto per almeno un'ora di gioco in mano la partita, anche con palese tranquillità, era in pieno controllo, come dicono quelli grandi. La partita... Poi vi siete fatti male da solo, con quelle due espulsioni, la Pergoletese ha preso mano
il pallino, come suol dirsi, e posso dire che altrettanto pieno merito, senza rubare nulla, ha vinto meritatamente la partita. Sì, perché poi ci siamo trovati un po' in difficoltà, giustamente abbiamo perso il difensore centrale, abbiamo dovuto cambiare subito la... Cioè, prima abbiamo perso Mauri, che secondo me era il giocatore in questo momento più in forma del Mapello Bonate, dove nell'uno Ieri è contro stato uno, devastante nel primo tempo. nell'uno contro uno è stato devastante, dove meritava il rigore, dove ha creato la superiorità numerica, dove abbiamo fatto gol, perché è andato lui in fascia, ha messo palla in mezzo, ha tirato Russo e poi gol di Diop. Poi nel secondo tempo è ripartito ancora alla grande, ha preso un'ammonizione per un fallo a metà campo, diciamo ingenuo. Nel secondo tempo l'arbitro è andato a fare una compensazione, è andato a cercarlo proprio perché stava puntando dalla nostra metà campo l'area avversaria, ha puntato l'uomo, l'ha saltato, l'ha steso su un fallo a metà campo. Io posso capire che uno Io falla. posso comunque capire, adesso, con tutto rispetto, al di là del tuo ruolo istituzionale, erano due circostanze da evitare accuratamente, sia diciamo, il fallo, presunto fallo o simulazione, come dir si voglia, a metà campo, perché non va dimenticato che Era a metà campo. l'episodio che ha scatenato il secondo giallo era a metà campo, e poi l'espulsione di Bonfanti, che ha apparso a tutti un momento non di follia, ma di delirio puro. Io penso che la partita l'abbiamo persa lì, sulla seconda, l'abbiamo persa lì. E ti dirò una cosa, che il mister alla fine del primo tempo voleva anche togliere, sostituire Mauri addirittura. Perché Me l'aveva detto, però sentiamo. sapendo come gioca Mauri, che cerca sempre di saltare all'uomo, fa non vorrei che magari l'arbitro lo interpreta come simulazione, gli dà il giallo e lo aveva indovinato il mister. Poi Aveva avrò indovinato. modo di parlare in questa serata. Adriano Ravelli, posso dire che il Caravaggio ha sfatato un brutto tabù, ossia quello dell'andare e del venire. Tant'è che avevo captato, correggimi se sbaglio, qualche tensione che mi era parsa fuori luogo in quel di Caravaggio, in un contesto di tranquilla classifica, con magari qualche punto che arrivava sì, arrivava no. Insomma, si era creato un fermento che trovavo fuori luogo, anche se alla base c'era questo discorso. Ma la pressione da parte della società verso di noi non si è mai fatta sentire. Noi sapevamo che il campionato a 20 squadre era difficile, soprattutto perché ne parlavamo prima, se tu calcoli che in un girone da 20 ci sono 7-8 squadre che hanno un trascorso da C, il girone era pesante. Però la società non ha mai fatto pressione assolutamente, noi sapevamo che sarebbe stata dura, però con l'organico che ci è stato messo a disposizione, sapevamo anche che potevamo farcela. Ce l'abbiamo fatta con 4 giornate d'anticipo, anche se il nostro obiettivo rimangono comunque sempre i 50 punti. Beh, più 4 direi di no, direi anche 6, perché praticamente già da... Matematicamente Sì, diciamo adesso se 4, vogliamo però provare... se vogliamo essere precisi, no? Però se ragioniamo così, potevamo già essere salvi, sì, 6 domeniche fa, via. Allora, Ilaria Checchi viene per la prima volta a fuori gioco. Ilaria Checchi, posso dire il suo malgrado, è diventata un po' l'oggetto, il bersaglio di un po' di tempo fa. Io sono riuscito a recuperare la copia della settimana di Sprint Sport, dove c'è un tuo editoriale. Parliamo del 26 novembre 2012. Ti avevano additato in quella circostanza, eravamo subito dopo l'elezione di Felice Belloli come nuovo presidente del Comitato Regionale Lombardo, un po' come l'anti-Belloli. Tant'è che ti sei preso un po' di insulti già nella sala. E poi tu hai fatto un editoriale che poi vorrei commentare. Ecco, ti avevano legato a Mazzola, ti avevano legato come l'anti-Belloli. Vai avanti te. Ma oddio, legato a Mazzola, semplicemente io ho dato una mano nello svolgimento della campagna elettorale, se vogliamo così definirla, senza nessun tipo di implicazione politica, anche perché ribadisco, io faccio la giornalista, parlo di calcio, la politica non è affare mio e sinceramente non ci tengo particolarmente. Io anzi sono stata molto contenta perché
a parte il risultato finale che secondo me è relativo, io ho avuto la fortuna di conoscere personalmente un grande campione come Sandro Mazzola, che si è rivelato essere anche una persona assolutamente deliziosa. Mazzola è stato anche qui una sera, lo ricordo. È particolarmente sportiva, perché come ha detto il mio direttore editoriale, bisogna saper vincere, bisogna saper perdere, ma bisogna anche saper vincere, cosa che secondo me invece nelle ultime elezioni non si è avverato. L'anti-Belloli mi sembra un termine forte, però insomma... Diciamo che tu però l'hai rimarcato in quell'articolo. L'ho rimarcato perché secondo me, insomma, anche a livello di pensiero personale e di dimostrazione del proprio pensiero ci sono dei limiti da ricordo che l'area Kekin, comunque tu segui anche tutti i settori giovanili, poi vorrei toccare anche l'argomento del settore giovanile. Vorrei leggere solamente l'ultima riga di questo editoriale, che è bellissimo. Un Nijinma che, per inciso, alla soglia dei 30 anni, mi permetto di citare, vanta una laurea e un titolo di giornalista professionista. Un altro difetto, punto esclamativo, sono vendicativa. Cioè, chiuso l'editoriale con... La vedete? Era chiaramente una provocazione. Sì, ovviamente. Però diciamo... Vendicativa, ovviamente non bisogna temere atti terroristici da parte mia. Colpi lo so, di però via, diciamo che la cosa ti era particolarmente pesata, professionalmente e umanamente. No? Sì, soprattutto devo dire umanamente, perché mi sono state dette delle cose che secondo me erano completamente fuori luogo. Sono stata attaccata a livello personale, quindi neanche a livello giornalistico. A livello giornalistico si può discutere, se ognuno può avere le proprie idee, ci si può confrontare sempre nel rispetto delle persone. Quello che secondo me è mancato è stato proprio il rispetto da parte dei vincitori, che quindi una volta a giochi fatti volete mettermi nel parterre, se vogliamo così, definirlo così, di Mazzola. Va bene, stringiamoci la mano, caricare di cattiverie, di frecciatine basse e anche abbastanza banali e stupide. Sì, infatti l'avevo rimarcato, tu non lo sai, ma il lunedì facendo la trasmissione avevo marcato appunto questa ostilità nei riguardi della tua persona e non solo, perché c'era un po' di mezzo tutta, no? La stampa è cattivona per gli organi federali. Quasi che la vittoria tra Belloli e Mazzola, anziché essere un duello tra due persone, era stata una vittoria prima su Mazzola e poi sulla stampa. E questo non l'ho neanch'io molto gradito, questo meccanismo contorto, oserei dire anche delirante, da questo punto di vista. Ma insomma, la coda di paglia penso che sia anche una caratteristica. È un pensiero mio personale del presidente rieletto al Comitato Regionale Lombardo, quindi lui probabilmente, insomma, anche quando non è chiamato in causa direttamente, si sente sempre comunque in dovere di dover dare il proprio parere, o comunque si sente sempre chiamato in causa anche quando non lo è. Quindi ecco, deliri di persecuzione non possiamo farci niente. Insomma. Non voglio poi aggiungere più di tanto, perché mi sono già espresso tante volte sul discorso. Io penso che un buon rapporto tra Comitato Regionale e stampa sia sempre alla base di tutto. Poi, ripetiamo per l'ennesima volta, non ci sono attacchi personali, sono attacchi eventualmente alle idee, alle proposte, ma lì diventa un confronto, non diventa uno scontro, e questo forse è il meccanismo che probabilmente non si è ancora ben inteso nell'ambito del Comitato Regionale Lombardo. Le porte erano aperte, non ho visto nessuno, comunque, vabbè. Adesso, il film, poi parliamo anche del settore giovanile, perché a me francamente andare a vedere una partita del settore giovanile mi disturba un po' lo stomaco, onestamente. Tu con che animo vai? Al di là del fattore professionale, ti diverti? Ti fa schifo? Non lo so. No, io personalmente mi diverto. Devo dire che col passare del tempo e degli anni, ormai sono quasi 10 anni che lavoro a Sprint Sport, quindi che seguo il calcio giovanile, mi diverto di più a vedere le partite degli allievi regionali rispetto, per dire, a una categoria come i giovani. Ti fermo un secondo, lo chiedo a un signore che ha pochi capelli come me. Comunque questi meccanismi di promozione, di retrocessione, di classifiche esasperate, io le trovo, non lo so, non trovo l'aggettivo. Cioè rovina il settore giovanile, cioè dovrebbe divertirsi, imparare, e poi una volta che ha imparato, chi ha delle possibilità a fare quel gradino all'interno della società fino allo sbocciare della prima squadra. Non c'è più questa norma così elementare. No, ormai è diventata tutta competizione, perché non è che non mi diverto nemmeno io andare a vederle, chiaramente, perché essendo poi dentro il calcio, quando poi trovi un campo ti vieni spontaneo di fermarti e osservare la partita.
Cioè io sono un po' contrario al discorso regionale, provinciale, perché diventa esasperante la classifica. E poi succedono cose che non dovrebbero succedere sui campi per, quando c'è competizione, quando invece dovrebbe essere prima di tutto una scuola. E poi piano piano dalla scuola si diventa anche uomini o calciatori, insomma. Sì, poi c'è questo contorto meccanismo, che magari hai una squadra che è prima in classifica, la squadra di categoria superiore te lo cerca, faccio un esempio, serve la junior, gioca negli allievi, e l'allenatore degli allievi ti fa delle storie, perché non vuole darti il giocatore, perché gli serve, perché è secondo in classifica, oppure perché sta lottando per non retrocedere. Siamo a questo sistema, questo meccanismo, che io francamente non riesco a capire, con tutta la buona volontà e tutta l'abnegazione che vorrei metterci. Comunque, sarà questo. Abbiamo detto il film. Allora, il giovedì prima di Pasqua abbiamo iniziato quel tour de force, perché si è giocato giovedì, tante al pomeriggio, qualcuno alla sera. Poi al sabato è sceso in campo l'Eccellenza, altre sono scese in campo a lunedì. Anche questo calcio spezzatino io non l'ho capito, francamente. Fatto sta che siamo corsi dietro a tante squadre. Iniziamo il nostro film con Caravaggio o Ginatese. L'apoteosi della salvezza. Posso dire, guarda questo di qua. L'apoteosi della salvezza. Non solo, ma l'avete battuto la squadra con questo Ginatese che tre giorni prima aveva battuto la Pergolettese. Quindi proprio un cadeau. Tra l'altro importante, con un gol dell'ex proprio Valenti, perciò esatto. È stata doppia goduria, perché poi alla fine ci siamo salvati lì, poi effettivamente, no? Sì, sì, ma quella è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta. Andiamo a vedere che cosa è successo appunto nel giovedì pomeriggio di Caravaggio o Ginatese. Allora, Giuseppe Prevedin, obiettivo centrato, anche numericamente, possiamo dire aritmeticamente. Sì, centrato l'obiettivo, che era una salvezza tranquilla, ha raggiunto l'obiettivo, una buona prestazione anche oggi, soprattutto il primo tempo, un secondo tempo gestito più dallo Ginatese, che ha dimostrato di essere una signora squadra. Poi abbiamo avuto l'occasione del 2-0, non abbiamo capito la decisione dell'arbitro, però va bene così, siamo nella settimana di Pasqua, va bene anche una vittoria 1-0 risicchiata. E tanti complimenti alla Ginatese, perché ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Primo tempo impeccabile dal punto di vista difensivo del Caravaggio, che non ha concesso nulla alla squadra più forte sul fronte offensivo. Non ha concesso nulla, questa è un po' la nostra caratteristica, è la caratteristica del nostro mister, che è molto molto più attento sull'affatto difensivo che in attacco. Lui difficilmente, se va in vantaggio, difficilmente viene raggiunto, perché riesce a gestire il lato difensivo in un modo impeccabile. Sicuramente anche la qualità dei giocatori presenti nel reparto difensivo, e soprattutto gli interditori di centrocampo, oggi grande partita di Longo e di Rossetti, fa sì che fa favorire i centrali e i due laterali nel disimpegno. Adesso possiamo dire che sarà un finale di campionato, ma l'obiettivo? Beh, l'obiettivo è fare più punti possibili, anche perché per noi è il primo anno che rimaniamo in interregionale, classifica alla mano, non siamo ancora certi, perché i play-out sono sempre dietro la porta. Però, non esagerare. Sì, no, non voglio mica esagerare, però non c'è una matematica certezza dei punti. Sicuramente il nostro obiettivo è fare più punti possibili, scalare la classifica, perché anche un buon piazzamento fa sempre piacere alla società e soprattutto al presidente Mombrini. Possiamo ipotizzare, comunque, volendo, si potrebbe anche parlare di play-off? No, di play-off è un po' troppo distante, perché noi abbiamo 46 punti oggi, per parlare di play-off bisogna parlare di 57-58, quindi a 5 partite dalla fine è quasi impossibile, anche perché non era nel nostro, diciamo, lavoro arrivare ai play-off, era arrivare a una salvezza tranquilla, oggi l'abbiamo raggiunta, non è che dobbiamo accontentarci, dobbiamo valorizzare, verificare il potenziale soprattutto dei giovani che abbiamo a disposizione, per poter poi gestire la prossima categoria, il prossimo campionato, con un parco giocatori accettabile che possa fare questo campionato. È giusto comunque ribadire, come hai sottolineato qualche istante fa, il gran lavoro di Roberto Crotti, che è stato, credo, determinante in questa stagione molto tranquilla, molto piacevole, se mi passi l'espressione, del Caravaggio.
Ma io dico sempre che l'allenatore è fondamentale, ma non lo dico perché oggi ho 46 punti. Crotti ha portato una mentalità completamente diversa sul mio territorio, anche perché noi siamo una società a livello familiare, quindi non abbiamo quelle ideologie, diciamo, di grandi classifiche o di grandi campionati. Anche i giocatori a volte si abituano alla nostra filosofia. Lui è molto puntiglioso, il campionato per lui, la partita inizia il martedì alle 14.30 e termina la domenica alle 16.15. Quindi per lui si giochi col Pergo Crema, si giochi col Trento, col Sant'Angelo, per lui non cambia niente dal punto di vista del puntiglio. Questo sicuramente ha fatto maturare un po' tutta la società e ha fatto maturare soprattutto i giovani, che dal punto di vista pratico abbiamo visto le ultime due prestazioni del due partite, sesto e oggi, dei due gemelli del carro, due ragazzi positivi del 93 che sono rientrati con un appiglio di veterani, e quindi questo dimostra il grande lavoro fatto dal mister. Grazie. Allora, abbiamo visto dunque le immagini inerenti a Caravaggio Ginatese, come vi ho detto, il cadone del campionato biancorosso. Giustamente Prevedini e anche il sottoscritto hanno ribadito ancora una volta il grande lavoro di Roberto Crotti, che è stato davvero l'arma vincente a Caravaggio. Beh, non ha bisogno di essere rimarcata sta cosa, ormai allenatore navigato, conosce la categoria meglio di chiunque, molto probabilmente meglio di chiunque altro, è una garanzia. Certamente, c'è un episodio qui che comunque, della serie La Galleria degli Orrori, dovremmo fare un collage, se si usa questa definizione ancora, nel 2013 di questa stagione. Beh, questo francamente è sconcertante. Io non mi sono mai permesso di parlare degli arbitri di questa stagione, l'ho sempre difesi, a dire il vero. Però qui, insomma, un attimo di sconcerto personale l'ho. Il pallone è passato nettamente oltre il portiere. Il giocatore cade a terra, adesso io francamente non so che necessità avesse il calciatore di buttarsi in quella circostanza. Comunque adesso lo rivediamo per togliersi ancora magari l'ultimo dubbio ammesso e concesso. Ma il problema sarebbe stato sullo 0-0, ecco, o se fosse di svantaggio di un episodio del genere al 90esimo salta fuori l'ira di Dio, perché qui è un discorso, perché qui il pallone passa nettamente, lo vai a prendere. Adesso parlare di simulazione, io posso capire una cosa: l'arbitro dice lascio la regola del vantaggio, il 7 calcia, ma avere il coraggio di fermare l'azione e andare addirittura ad ammonire un giocatore è allucinante. Perché vedi che lui va a calciare, ha l'occasione di poter far gol il 7. Attenzione, guarda, se ma riprendi, il guardialine stava andando verso l'area per il rigore. Sì, no, ma io dico, hai preso un abbaglio, ma almeno... Guarda, è partito per andare... Non mi può ammonire un giocatore in quel modo lì, non lo può. Attenzione, guardate il guardialine. Guarda. È vero, è un dettaglio che mi era sfuggito. È il classico movimento del collaboratore di linea che quando va è inutile è inutile avere la terna se poi non si consultano tra di loro. Se hai un dubbio vai a chiedere. Oddio, in questo caso se alzi anche la bandierina non è che fai... Non fai danno. Lui è partito deciso perché... Alzi la bandierina e cammina, guarda che mi sto male. Poi non c'è collaborazione tra le terne. Sono le terne da autostrada, cioè ecco. Uno arriva all'aeroporto e gli altri due esattamente, perché poi l'arbitro era siciliano e gli altri due, gli assistenti erano milanesi, perciò esattamente. Penso ci sia collaborazione anche tra di loro. Io ho parlato di arbitri, si fa un gran parlare purtroppo anche di arbitri al settore giovanile, quasi vengono additati, vengono massacrati in maniera clamorosa, poi ne parliamo. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera Vecchi. Buonasera a lei, la fermo un secondo solo perché volevo chiudere la domanda con Ilaria e poi fare una breve nota. Parliamo anche di arbitri al settore giovanile, perché sono già giovani, inesperti, vengono massacrati da papà, mamma, giocatori, dirigenti, da tutti, ognuno di più, e quindi ne parleremo. Poi colgo l'occasione per salutare e ringraziare ancora una volta il Mappello Bonate Calcio, qui c'è la passione di Ivan, per, come sempre, per la squisita ospitalità. In modo particolare un saluto ad Arturo Chiappa, che lo aspetto da anni, ma è talmente timido, forse l'unico presidente che non ci tiene ad apparire in televisione. Comunque cordialmente saluto tutti. Prego, a facoltà di parola.
Pronto? Ecco qua. Allora, prima di tutto mi faccia fare i complimenti, l'avevo già chiamato qualche puntata fa, al direttore di Sportivoli del Mappello. Io la ringrazio. Ripeto, ne sono venuti tanti dalla sua trasmissione, ma io glielo dico ancora anche oggi. La sua educazione, il suo modo di comportarsi, la sua non arroganza, è questo. Perché da lei sono arrivati, mi dispiace dirlo, certi personaggi che so tutto io, erano i classici libri stampati, ma che poi quando le cose non vanno bene, invece, ripeto, io l'ho visto, una persona molto molto positiva, e io ripeto, io non sono tifoso del Mappello, ma ben venga di personaggi come lui, proprio. Poi io volevo intervenire sul discorso che lei faceva degli arbitri. Sì. No, ecco, ieri il sottoscritto era a San Siro. No. Sì, adesso anch'io, io l'ho visto in televisione, francamente, da intervista. Lei quando ha fatto vedere l'episodio, io ieri, dico la verità, a 50 anni, penso soprattutto che di non aver mai assistito a una cosa che ho visto ieri sera a San Siro. Perché allora, se tu il fallo, vedi un fallo, non c'è, non c'è, lo puoi dare, non lo puoi dare. Ma quando tu vuoi fare il protagonista, vuoi essere superiore a tutto e mortalmente ci sono altri interessi. Io mi dico la verità, perché ieri avevo gente con me che era allo stadio. Quando è successo così, se fossi stato da solo, guardi, andavo a mezz'ora, me ne andavo a casa. Assolutamente, vedi il problema, noi negli anni scorsi, 7-8 anni fa, ecco, parlavamo anche di mania di protagonismo da parte di protagonismo, della classe arbitrale. Ma la mania di protagonismo, ecco, questa era una mania di protagonismo che veniva soprattutto evidenziata nelle categorie inferiori. Sì. Dove l'arbitro andava tutto contro tutti, proprio perché voleva mostrarsi che era il più forte, il più bravo, il più intelligente di tutti. Tant'è che poi alla fine si rovinava in pratica la carriera, ammesso e concesso che avesse qualche dote di carattere. Il problema non è il non dare. Sì, ma io capisco il suo meccanismo, il suo intervento. Adesso lo faccio. No, il problema è che lei dovrebbe fare, secondo me, signor De Vecchi, una trasmissione. Mi piacerebbe una trasmissione con queste giacchette. È vero che alla fine non risolviamo niente, perché loro sono... Guardi, io francamente sono in contatto con la sezione arbitri. Ma la faccia questa puntata, perché... No, ma io, guardi, il problema è uno solo, che siccome si devono tutti fare autorizzare uno dall'altro, diventa un po' lungo il meccanismo. Io spero di prima di fine della stagione, io sono chi molto, di dovere, molto deluso, possa quindi venire in studio, perché se a lei è buona memoria, io ho un arbitro, ho il presidente, l'ho sempre avuto in studio, semplicemente che quest'anno dal punto di vista dell'inizio burocratico la cosa è un tantinello lunga. La saluto perché ho mille cose da mostrare, questa sera siamo davvero pieni, comunque abbiamo colto il suo intervento. Grazie mille. Arbitri, a livello di settore giovanile deve essere un disastro. Beh, disastro penso tanto quanto si vedono anche in Serie A, appunto, questo ultimo intervento l'ha dimostrato. Serie D, ovunque, anche lì bisogna fare la caccia all'uomo, cosa si fa? Ce ne sono pochi, si parla insomma con i presidenti delle sezioni, ti dicono tutti la stessa cosa, ce ne sono pochi che ci sono, ce li teniamo stretti e non si può pretendere di avere un livello perfetto sempre, solite frasi fatte, sbagliano i giocatori, sbagliano gli allenatori, sbagliano anche gli arbitri. È ovvio che ci sono errori che possono poi... Poi mi dai una seconda e terza parte, ecco, un discorso su, non tanto sugli arbitri, ma sugli allenatori, sul modo di approcciarsi di questi ragazzi, perché quelle rare volte che butto l'occhio su un campo, non vedo il sorriso sulle labbra. Io vedo anche qui sguardi sempre perenamente incazzati, anche di ragazzini che giocano una partita... È semplice, magari giocano i giovanissimi di un campionato provinciale e vedo degli sguardi tirati da finale da Champions League, che io lo trovo assurdo. Questa purtroppo è la filosofia del calcio di oggi, ma è un ragionamento a cascata, insomma, se in alto si vedono certi comportamenti, certi estremismi, è ovvio che poi a cascata si riverberano anche nelle classi giovani. Assolutamente sì, poi nella seconda parte altre immagini, ho avuto altre disquisizioni, anche poi sul campionato di eccellenza. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Crespi SRL,
Azienda fondata dai fratelli Crespi, Angelo e Antonio, da oltre 60 anni produce e commercializza granaglie, cascami e in particolare mangimi semplici sottoprodotti del riso. I nostri prodotti vengono puntualmente campionati ed analizzati. La nostra azienda è dislocata al centro del Lodigiano, in via 20 settembre 50, a Sant'Angelo Lodigiano, tra le province di Lodi, Pavia e Milano. Distribuiamo con mezzi propri prodotti per l'alimentazione animale degni della migliore qualità, oltre ad offrire un servizio logistico veloce, preciso e puntuale. Chiamaci al numero 0371 96278 o visita il sito www.crespisrl.it. Undici anni di successo e tutto grazie alla vostra fiducia. Babilonia si rinnova. Babilonia è orgogliosa di presentare alla vostra attenzione tutto il meglio della moda. Babilonia, dove eleganza, stile, qualità e prezzo sono da sempre il nostro cavallo di battaglia. Il nostro punto vendita è presso il centro commerciale Il Castello, a Sant'Angelo Lodigiano, chiusi solo il lunedì mattina. Babilonia ha inoltre il piacere di comunicare che ogni giorno troverai grandi offerte, non saldi, ma veri affari di giornata. Babilonia, le grandi firme della moda. Babilonia, la grande firma che firma te. Chi conosce Babilonia sa. Non basta uno spot per dirti quanto Planet Card abbia ampliato la sua offerta. Per questo ti invitiamo a visitare il nostro sito www.planetcard.it, registrati e con un solo clic il mondo della cancelleria, dell'arredamento per l'ufficio, dell'informatica sarà a tua disposizione. Se invece sei tradizionalista, visita i nostri store di Lodi, San Martino in Strada e Sant'Angelo. Tocca con mano il meglio di quanto messo a tua disposizione. Planet Card, esclusivista Buffetti, è titolare solo di grandi marchi. Grande novità, nuova divisione mobili e complementi d'ufficio di alta qualità ad ottimi prezzi con finanziamento a tasso zero. Planet Card, ci trovi a Lodi, San Martino in Strada e Sant'Angelo Lodigiano. Dalla passione per lo sport e dalla comprovata esperienza nel settore nasce NM Sport Service. NM Sport Service fornisce assistenza, rappresentanza e consulenza di vario genere per società ed atleti sia italiani che stranieri, consulenza commerciale di marketing e comunicazione, ricerca di sponsorizzazione e organizzazione di eventi. Inoltre, con l'ausilio di esperti del settore, NM Sport Service fornisce a società e tesserati assistenza legale, fiscale, assicurativa e commerciale e molto altro ancora. NM Sport Service a Bergamo in via Guglielmo D'Alzano 4, telefono 035 04 31 707 oppure 331 90 38 588. Il nostro sport preferito è quello di aiutarvi a fare sport. Seconda parte di fuorigioco. Allora, abbiamo argomentato varie cose con i nostri ospiti, ribadisco, Adriano Ravelli, Ilaria Checchi e Ivan Arrigone. I tre punti ridati al Pontisolo, meritatamente, hanno ridato linfa dal punto di vista dei pathos a questo campionato. Ciò non toglie che il Pontisolo è signora squadra, sotto tutti i punti di vista, e la Pergolesi è una squadra che non muore mai, la dimostrazione è stata ieri a Mapello. Ciò non toglie che tutti giocano il fatidico euro sul Pergolettese, anche Adriano Ravelli. Ma io l'avrei giocato sulla Vogherese, ho sbagliato, ma forse ho sbagliato non per quanto riguarda la qualità della Vogherese, ma per altre cose che forse sappiamo quasi tutti. Diciamo che la Pergolettese è la squadra più attrezzata per fare la C, ma ci sono altre squadre che stanno lottando, vedi Pontisola, che magari con un po' più di fortuna potrebbe anche, sai che penso che si arrivi a uno spareggio, io giochi lo spareggio, è una bella cosa. Ricordo in questo raggruppamento che alla luce dei fatti anche il play out non
non è possibile effettuarsi in quanto i distacchi, i famosi più 9, sono ormai abbastanza marcati. Ci aspettiamo delle sorprese, lo chiedo a Ivan. Ti aspetti delle sorprese? Secondo me ormai la classifica... Voglio vedere domenica cosa fa il Trento, che dovrebbe giocare con San Giorgio. C'è lo scontro diretto con il San Giorgio. Chi perde è a caso, praticamente, fuori. Domenica penso sia decisiva. Cioè, la partita clou è domenica, poi ormai è delineata, secondo me. Adriano, dando un'occhiata al calendario sia del Ponte che della Pergolettese, posso dire sostanziale equilibrio, eccezione fatta forse per il Ponte che domenica va a Lecco. Il discorso non dirlo è impossibile. Sappiamo benissimo che quando vai a giocare su certi campi un po' di sudditanza esiste da parte delle squadre che vanno a giocarci e da parte di altre cose, senza stare a specificare. Il Pontisola andando anzi ci siamo passati sia noi del Caravaggio che il Mappello e ne siamo usciti piuttosto malconci, soprattutto da Lecco, dove una partita stradominata anche da parte nostra siamo usciti con un 3-0 a sfavore, perciò è una cosa. Questa sudditanza può creare e può regalare qualche punticino, via. Dai. Nel discorso dei play-off, play-out, Ilaria, l'anno prossimo ci sarà la riforma dei campionati di eccellenza, anche qui votata all'interno del Comitato Regionale Lombardo, con sistemi un po' arcaici, usiamo questa definizione. La vedi bene te un'eccellenza ristretta? Ma se si vuole puntare alla qualità, sicuramente sì, nel senso che questo è il ragionamento che un po' si è visto anche parlando a livello giovanile sulla divisione tra regionale A e regionale B, o l'eccellenza per esempio nel campionato provinciale di Bergamo, insomma una sorta di filtro maggiore per dare più qualità. Senti, non ti sembra che sia una giungla questo settore? Cioè andrebbe un attimino incanalato, mi diceva anche Adriano Cadregari in questa sede che tutto questo fiorire, la fascia A, la fascia B... Ci sono tanti problemi, proprio uno dei punti, se dobbiamo ricordare ancora la campagna elettorale di Mazzola, era proprio il rivedere il meccanismo anche di promozione dai campionati provinciali a quelli regionali. Ricordiamo che una squadra provinciale per arrivare alla fascia A ci deve impiegare minimo 2 anni perché appunto c'è lo step intermedio dei regionali B, senza poi contare che magari una società ha una squadra molto forte con un'annata che va a vincere il campionato dal provinciale al regionale B, però magari l'annata successiva, che poi sarebbe quella che andrebbe poi a disputare il regionale, invece magari non è di qualità e quindi si tornerebbe indietro, insomma la retrocessione li riporterebbe appunto a capo, quindi insomma è un circolo vizioso, bisognerebbe veramente mettersi con un po' di sale in zucca e trovare una soluzione insomma che cerchi di accontentare un po' tutti senza penalizzare chiaramente i bacini e i settori giovanili, insomma ci sono società che vivono di settore giovanile, voi parlate tanto chiaramente di società che hanno una juniores e una prima squadra, ricordiamo che i settori giovanili migliori sono comunque quelli che si fermano proprio alla categoria allievi, che quindi non hanno poi uno sbocco. Ecco, io quando sento una società che ha 36 squadre, 28 squadre, io francamente non so, manifesto delle perplessità, fermo restando che io ho un sistema tutto mio particolare, secondo me il settore giovanile serve a far sì che un ragazzo cresca all'interno della sua città e nello spazio temporale, se hai un po' di fortuna, di trovare questo ragazzo fra 3, 4, 5 anni pronto a disputare il campionato con la prima squadra, il che significa secondo me tu hai valorizzato quell'annata sportiva. Vincere un campionato provinciale, regionale, ma senza aver prodotto quel giocatore di qualità è un'annata buttata via. Vale, non so se vale ancora questo concetto. La vittoria di un campionato è quello, far riuscire a portare un ragazzo dal settore giovanile alla prima squadra. Almeno una volta era così, adesso francamente... Allora cambiamo le regole. Quello che ha detto Ilaria prima è lampante. I migliori settori giovanili quali sono? Quelli che fanno solo settore giovanile, e non è un caso, perché ne conosco qualcuno anch'io, e ha ragione. Il discorso di dover portare, di essere obbligato a portare dei ragazzi in prima squadra, è questo che io trovo assurdo. I famosi obbligati. Questo è assurdo perché, come ha detto Ivan,
il discorso che se si ha un ragazzo bravo, chi è che non lo fa giocare? Punto di domanda. Assolutamente sì. Io ho sempre visto in tutti questi anni quello bravo salire in prima squadra senza tanti problemi. Assolutamente. E accedere poi magari anche al professionismo, che poi alla fine succede concordo questo. Concordo pienamente. No? Allora, dalla serie, proseguiamo il film. Abbiamo visto il giovedì pomeriggio, passiamo alla sera. E lì c'era il big match, ovvero sia c'era Pergolettese. Montichiari che era una autentica mina vagante, veniva da una serie di risultati importanti anche non solo numericamente ma anche al cospetto di altre squadre molto titolate. Giovedì sera intanto era già uscita ancora una volta evidenziata di più la mina Voghera, nel senso che l'avevamo letta 15 giorni fa la nota di Donato Traiano, dove aveva detto apertamente che da parte sua a fine stagione avrebbe mollato Voghera. In quel contesto, in quel giovedì sera a Voltini, era già uscita la notizia invece che Donato Traiano avrebbe disimpegnato, usiamo questo termine, nei confronti di Voghera da subito. E quindi Adriano prima ha detto una cosa verissima: secondo me la squadra più attrezzata era il Voghera. Io come giocatori, come gioco e tutto. Dopo è successo quello allora, che è successo. Allora spiegatemi il fallimento di Voghera. Spiegare il fallimento degli altri è difficile, è meglio che se lo spieghino loro, se hanno la forza di farlo. È che tutti gli anni ci sono realtà a tutti i livelli, perché si parte poi dalla terza categoria e si arriva anche alla Serie A, ci sono sempre tutti questi maledetti problemi economici. E bisognerebbe anche che qualcuno dei dirigenti si faccia un mea culpa e affronti le cose in modo diverso. Come si affrontano le campagne acquisti, come si imposta la squadra a inizio stagione, deve arrivare alla fine. Poi parliamo molto rapidamente anche di Eccellenza. La settimana prossima faremo una puntata un po' tutto sull'Eccellenza, perché adesso possono fare la macumba a Gorgonzola, ma diciamo che la Giana ha già un piede e mezzo in Serie D. Constatiamo il fallimento della Grumellese, parlo di fallimento come obiettivo. Ma io aspetterei a parlare di fallimento della Grumellese, visto che mancano, mi sembra, sei partite o sette addirittura, perché c'è un recupero anche. Sì. Vabbè, ce l'ha anche il Palazzolo, perché ci sono in ballo comunque 18 punti o 20. Adesso non ricordo bene con esattezza. Aspettiamo un attimo. Alla rosa più completa, attenzione, io parlo da tifoso. Però l'ho detto apposta. Dire che è morta. Allora, adesso andiamo a vedere giovedì pomeriggio Caravaggio e giovedì sera il Pergo al cospetto di un Montichiari che davvero nel primo tempo ha fatto vedere i sorci verdi alla Pergolettese. E conduceva la partita, la voglia di non mollare mai da parte della Pergolettese, al cospetto di una squadra come il Montichiari che invece con il passare dei minuti sotto un diluvio di acqua su un campo pesantissimo ha evidenziato problemi di tenuta atletica, tant'è che poi diciamo gli ultimi 20 minuti è stato un monologo giallo-blu, dove non solo si è trovato il pareggio ma davvero la squadra di mister Venturato ha disperatamente cercato la vittoria fino alla fine. Vediamo che cosa è successo appunto giovedì sera nel diluvio del Voltini. Allora, con Alessio Tacchinardi, che dire, non si è un punto perso, due punti persi, un punto guadagnato, com'è? Ma insomma, dico quasi due punti persi, anche perché oggi penso che sarebbe stata uno degli ultimi ostacoli, forse il più importante, anche perché comunque il Pontito aveva vinto, c'era un po' di pressione, però vincere oggi voleva dire comunque se partite diminuivano, però poi com'è andata, insomma, però devo dire due punti persi alla fine, però un punto che sempre tiene a distanza, anche perché poi con lo sconto diretto il Pergo è in vantaggio, però un peccato, con peccato oggi si poteva fare qualcosina in più, però la squadra non ha mai mollato fino alla fine e qualche decisione arbitrale però ha danneggiato onestamente molto il Pergo. Senti, a questi livelli quanto conta come pressione, come psiche, il fatto che uno gioca il pomeriggio e l'altra gioca la sera, le due dirette concorrenti per vincere il trofeo? Io penso che ho avuto la fortuna di giocare tanti anni ad alti livelli e soprattutto al vertice,
e ci può essere che una squadra gioca il pomeriggio e l'altra gioca la sera, è un'alternanza di pressioni, di tensioni, dipende se i giocatori sono abituati, se i giocatori hanno la personalità. Oggi onestamente mi è parso di vedere un Pergo Crema, una Pergo Letese un po' contratta, un po' magari timorosa, invece quando sei là davanti non devi fare calcoli, devi spingere sull'acceleratore all'inizio alla fine, devi avere la mentalità vincente, devi osare, anche perché insomma l'ho visto veramente un po' con la pressione, diciamo con la famosa parola braccino, no? E poi si portava troppo la palla su questi campi, insomma la conclusione dal limite dovrebbe essere il pane quotidiano. Sì, anche quello sì, hanno concluso poco, però la mia l'esame della partita ho visto un Pergo che veramente aveva, all'inizio non ha osato, e quando so che questi livelli dove sei primo devi sempre vincere, non è facile star là davanti, non è mai facile vincere, devi veramente avere la mentalità. Ecco, Pergo Letese secondo me dovrebbe nell'ultimo periodo qua avere quella mentalità da prima in classifica. Non ho avuto la sensazione che il primo tempo l'avessero fatto da prima in classifica. Valutazione personalissima, se Monticari avrebbe spugnato i voltini nessuno avrebbe potuto obiettare nulla. Sì, perché avevano avuto delle occasioni importanti, insomma, è stato fatto, io ho visto, ripeto, ho visto la partita con la Caronese, ho visto dei passi notevoli in avanti, ero anche molto fiducioso. Oggi onestamente ho visto dei passi, un passo un po' indietro. Adesso io penso che qui non sia più una questione fisica, ma sia una guerra di nervi. La guerra di nervi, io ho avuto la fortuna di vincere i campionati, ma non solo di vincere, anche di perderli con 9 punti di vantaggio a 6 partite dalla fine. Ci vuole personalità, non devi pensare alla paura di perdere, la paura di non farcela, però la dimostrazione che mi ha dato stasera la Pergo Letese sia stata soprattutto nel primo tempo di avere quella paura, invece non devono averla, devono compattarsi, hanno un tifo fantastico, però onestamente li hanno incitati dal primo all'ultimo minuto, anche dopo la partita sono andati sotto la curva, e quindi insomma c'è tutto per poter far bene, però ci vuole un cambio di mentalità. Perché l'ultima partita deve avere quello, ma le gambe ci sono, la condizione fisica ormai è quella che è, ma ci vuole veramente, è una guerra di nervi. Vincerà chi avrà più la voglia di salire, chi non avrà anche soprattutto meno paura di perdere questo campionato. Ti ringrazio, condivido pienamente la disamina. Grazie Alessio. Allora, mister Torzani, io francamente, se devo essere sincero, ho visto un grande Monticchiari nel primo tempo, un calo abbastanza vistoso nella ripresa, ma se la sua squadra avrebbe spugnato il Volcini nessuno avrebbe potuto obiettare nulla. Ma sì, diciamo che una volta in vantaggio e dopo un buon primo tempo in cui si poteva anche magari concludere un po' di più, ci avevamo fatto la bocca anche al colpaccio così sul campo della capolista. Dopo però direi che nel secondo tempo, nella seconda parte, quando noi abbiamo avuto il calo di qualche giocatore che era anche previsto, perché qualcuno era un po' che non giocava, qualcuno che aveva avuto la febbre in settimana, è chiaro che siamo andati in affanno un po' e ci siamo dovuti solo difendere. Ecco, voi avete fatto una partita proprio in sintonia con il terreno di gioco e le condizioni climatiche, avete duettato, però avete tirato molto dal limite, insomma molto normali, se mi passano altre espressioni. Sì, è vero. Comunque, al di là di questo rilievo, direi che la squadra nella seconda parte del campionato è cresciuta, sta facendo buone prestazioni e anche buoni risultati, quindi siamo soddisfatti. Cerchiamo di farlo fino alla fine perché tutto sommato ci stiamo divertendo una volta che bene o male la salvezza è stata acquisita. Ecco, alla luce delle sue esperienze vittoriose, sono tante. Quanto incide che le due concorrenti, uno gioca pomeriggio e l'altra gioca la sera, quanto può pesare psicologicamente? Beh, forse qualcosa sì, perché nella prima parte, soprattutto i primi 20 minuti, ho visto la Pergo Letese molto contratta, molto tesa, perché comunque sapeva di dover vincere, e quindi questo un pochino può pesare. Poi vabbè, è chiaro che può essere a favore, può essere contro, può capitare una volta all'uno, una volta all'altro, fa parte un po' del gioco. Adesso si vince il campionato con la testa. Sì, è sempre un po' così, anche con la gamba, perché comunque in genere chi è preparato bene a primavera si dice che esce, anche se per ora è una primavera molto bagnata e quindi troviamo quest'anno più che altri anni tanti campi pesanti. Grazie mister, complimenti. Abbiamo visto dunque le immagini di Pergo Letese. Credo che l'analisi di Alessio Tacchinardi sia stata perfetta, un po' il preludio di quello che abbiamo visto
ieri in pratica, ma una squadra contratta e diciamolo anche francamente, nel primo tempo, al di là delle assenze che erano importanti in casa gialloblu, comunque diciamo francamente, contratti e un po' di paura. La paura c'è perché hai lottato fino adesso a questo punto, vedi che il Pontisola non molla un colpo, anzi ti raggiunge a un punto e sai, conosci già il risultato del pomeriggio che loro hanno vinto, devi vincere anche te a tutti i costi, non è semplice la cosa. Cioè. È vero che va di moda il calcio spezzatino, anche i nostri livelli, basti pensare che cosa è successo poi nella settimana di Pasqua anche sul fronte dei campionati di eccellenza, chi ha giocato il sabato, chi ha giocato il lunedì, si è giocato a minchia, come avrebbe detto il professor Scoglio, nel senso che ognuno giocava quando voleva, a che ora voleva. Ora, francamente che Pergolettese e Pontisola giocano in due orari diversi, in un contesto così delicato, io l'ho trovato una mezza furbata. Vabbè. Beh, è chiaro, l'ha detto prima Ivan, l'unico vantaggio è che può essere anche una lama a doppio taglio. Infatti si è rilevata tale. Si è rivelata tale, perché tu sei il risultato dell'altra, della tua diretta inseguitrice, ma può essere un problema proprio diventa un discorso di mentalità, può essere un problema di apprensione anche che devi fare risultato a tutti i costi, e si è rivelata così. Perché se gli altri steccano, che magari non vincono, dici... C'ho la possibilità di allungare, ma se gli altri hanno vinto, devi vincere anche te per forza, diventa dura, difficile. Poi mi devi spiegare, i famosi 94-95 adesso, tutti andiamo in caccia, alla caccia, tu li segui praticamente settimanalmente. C'è da sperare in queste due annate calcistiche, un po' come il vino, c'è da sperare che esca qualcosa di buono, vediamo il solito tavernello di turno. Ma devo dire che io appunto seguendo da tanti anni le annate forse migliori che ho visto sono stati i 90 e i 93 anche, mi sono piaciuti parecchio. Adesso anche vedendo il settore giovanile con i 96-97 ci sono chiaramente delle individualità ottime perché sennò insomma, il calcio non andrebbe avanti, però direi che c'è stata una diminuzione generale, proprio globale di livello. Il 90 e il 93 per me sono state perfetto, le annate migliori scelte da Ilaria Kelly, esatto. Il 90 e il 93. Vediamo i due episodi, qui ce ne sono due che avevano fatto gridare. Questo è un fallo succhiurato o presunto tale. Ora, qui vale il solito discorso, le immagini possono anche tradire, nel senso che basta che il difensore ti appoggi le mani sulla schiena, sembra che sia per forza di cosa chissà che, ciò non toglie che mi sembra che sia stato poco reattivo, usiamo questa definizione, il difensore del Montichiari, perché con l'arbitro lì rischi. Dalla sequenza televisiva il difensore tenerlo va bene, però al primo accenno doveva mollarlo, tu dici che ha insistito, questo è un rigore comunque, questo è un bel rigore. Ecco, no, il modo in cui cioè, è talmente evidente che tu lo cinturi, no, Ilaria? Sì, secondo me questo è rigore. Che è francamente adesso, marcato o meno il tuo intervento... Diciamo, esatto, lui deve mollarlo adesso. Fa 3 o 4 metri abbracciato all'altro giocatore. Ecco, poi il solito discorso, che anche l'attaccante forse accentua un po' troppo... Quello fa parte del gioco, però il difensore deve... va bene... Non va bene, ma va bene, però devi anche mollarlo a un certo punto. Poi invece hai insistito. Il secondo episodio invece è il penalty che l'arbitro ha concesso in favore della Pergolettese. Qui mi sembra che non uso il condizionale, non ci dovrebbero essere dubbi, anche se rivedendolo... Mi dà l'impressione che il difensore vada prima sulla palla. Ma non mi sembra che sia stata deviata, sinceramente mi sembra che la becchi anche. Perché io qualche perplessità l'avevo avuto in presa diretta. Ecco, in questo bravissimo, bravo Andrea e sull'energia, in questo momento, che poi travolga anche l'attaccante è un altro discorso. Io mi chiedo, a un metro l'arbitro non dà il rigore, qua dov'è l'arbitro? A che distanza è che non si vede neanche? Adesso se l'azione va avanti lo vediamo da che parte arriva. E probabilmente era laterale. Laterale? Laterale, sì. Laterale. Laterale.
dovrebbe anche aver visto, a meno che sia stato coperto, il primo che è andato sulla palla. Avrà compensato. Secondo me si è reso conto di non aver fatto prima. Le compensazioni vuol dire sbagliare due volte. Così mi hanno detto una volta. Dipende dove lo fa. Probabilmente sullo 0-0 non se l'è sentito, sull'1-0 ha detto... Visivamente, a prima vista, può sembrare un grossissimo rigore questo. Però vedi che comunque... Anche se è più rigore il primo di questo. Sì, sono d'accordo. Comunque, come diceva un noto personaggio, chi ha dato, chi ha avuto, nel senso che questo è e questo abbiamo portato a casa. E senti Ilaria, parlando sempre del Comitato Regionale Lombardo, secondo te, dopo l'esperienza a Mazzola, io penso che prima che un altro ex professionista si avventuri nel mondo dei dilettanti ne passerà di tempo. Ma non è così detto, bisogna trovare il personaggio giusto, secondo me. Anche se, secondo il mio, chiedo a te, è stato detto l'abisso tra i voti di Belloli e l'abisso dei voti di Mazzola. Ora, con tutto il rispetto, l'ammirazione che ho conosciuto anch'io, Sandro Mazzola, grande personaggio, se Sandro Mazzola ha preso 199 voti con un programmino un po' piatto, sciatto, ora mi chiedo se un personaggio che ha anche una buona dialettica, io penso che già 199 o 200 sia già un bel bottino di partenza. Sì, questi sono stati i voti, poi bisogna capire come si è arrivati a queste cifre, anche perché gli exit polls, vogliamo definirli così, erano leggermente diversi, però insomma, poi non mi vorrei anche... addentrare. Secondo me servirebbe un personaggio giovane. Senti, L'Empal Bonfrisco come lo giudichi? Ma secondo me è stata un'uscita affrettata e mal gestita. È uscito all'ultimo, lui probabilmente aveva anche le migliori intenzioni. Perché ero con il tuo collega, eravamo con Alessandro, sono andato quella mattina a Sesto San Giovanni, quando ci hanno convocati quasi a sorpresa di questa terza lista. L'hanno fatta un po', secondo me, appunto troppo poco pensata. Anche se francamente il programma di Bonfrisco io lo avevo... No, ma i punti erano interessanti, era comunque un buon programma. È mancata secondo me la preparazione comunque e la gestione soprattutto tempistica, perché era troppo tardi obiettivamente per poter fare qualcosa. Sei semplice nel parlare, ma tagli con il coltello, che è una meraviglia, e questo mi piace. Allora, a voto 30 facciamo 31, andiamo a vedere subito le immagini di Mappello Bonate e Pergoletese. No, la pubblicità? Perfetto. Abbiamo la pubblicità e poi subito dopo la pausa, molto rapidamente le votazioni con lo sportivo dell'anno e andiamo poi a vedere quello che è successo ieri al comunale di Mapello. Raffinato salotto, buono per assaporare il dolce momento del relax, per stare in compagnia delle persone a te care. Caffè Gatti rappresenta a Sant'Angelo Lodigiano il punto del piacere di stare insieme. L'alta qualità del servizio, la ricercatezza dei particolari, il gusto originale dei suoi prodotti serviti in uno splendido scenario a ridosso del castello rendono magico il tuo momento. Inoltre da noi puoi organizzare le tue convention di qualunque tipo con servizi particolarizzati e personalizzati. Una festa, un meeting sarà sempre un successo garantito. Caffè Gatti, nel cuore del centro barasino, da anni rappresenta lo stile di una caffetteria di alta classe. Vieni a trovarci in Piazza Libertà 40 a Sant'Angelo Lodigiano. Siamo qui per darti il benvenuto. Caffè Gatti, benvenuti. Chiuso il martedì. Tecnica Sport, coppe, medaglie, targhe e trofei, veri capolavori per premiare i tuoi sforzi. Nel nostro showroom a Grafignana troverai il premio adatto alla tua manifestazione. Se vuoi fare un regalo di classe in argento, vieni a visitarci. Tecnica Sport, per una premiazione indimenticabile. Ci trovi a Grafignana, in via Roma 178. Tecnica Sport, quando un premio diventa un'emozione. In occasione del suo trentennale d'apertura troverete una vasta gamma di prodotti personalizzati di alta qualità artigianale. Crespi SRL.
Azienda fondata dai fratelli Crespi, Angelo e Antonio, da oltre 60 anni produce e commercializza granaglie, cascami e in particolare mangimi semplici sottoprodotti del riso. I nostri prodotti vengono puntualmente campionati ed analizzati. La nostra azienda è dislocata al centro del Lodigiano, in via 20 settembre 50, a Sant'Angelo Lodigiano, tra le province di Lodi, Pavia e Milano. Distribuiamo con mezzi propri prodotti per l'alimentazione animale degni della migliore qualità, oltre ad offrire un servizio logistico veloce, preciso e puntuale. Chiamaci al numero 0371 96278 o visita il sito www.crespisrl.it. Autofficina Barbieri, leader nell'assistenza e manutenzione di macchine industriali, motospazzatrici, macchine stradali e macchine da movimento terra. Concessionaria ISAL, Batmatic e autorizzato Bobcat per vendita e manutenzione. Professionalità, competenza e assoluta precisione nel lavoro è il nostro biglietto di presentazione. Ricambi originali Caterpillar, preventivi chiari e velocità nelle riparazioni. Autofficina Barbieri, Pieve Fissiraga, località Case Nuove, telefono 0371 239980. Vi aspettiamo. Crema Scoli Gomme, vendita d'assistenza pneumatici, serietà e professionalità dal 1971. Rivenditori autorizzati BF Goodrich, nostra esclusiva nell'Odigiano. Rivenditori autorizzati Lassa, ma non solo, Michelin, Kleber, Cormoran, Goodyear, Pirelli, Yokohama, GT e tanti altri marchi. Pneumatici per autovetture, moto, trasporto leggero gigante, vendita d'assistenza pneumatici agricoli, cerchi in lega, bilanciatura e convergenza computerizzata. Crema Scoli Gomme, via Martiri delle Foibe 7, Sant'Angelo Lodigiano, località Malpensata. Telefono 0371 92942. Un'antica villa del Settecento immersa nel verde della campagna cremasca. Villa Toscanini, nozze, ricevimenti, banchetti. La cornice ideale per il giorno più bello della tua vita. Villa Toscanini, Ripalta Guerina, via 25 aprile 33. Telefono 0373 90100. Voto allo sportivo dell'anno, quelli qui i nostri sponsor e naturalmente i nostri loghi mai classici, comuni, eccetera, eccetera. Undicima edizione, andiamo avanti molto rapidamente perché poi devo arrivare al clou della trasmissione, ovvero sia questo Mappello Bonate Pergolettieri. Salandra, Gaburro e Finati. Salandra ancora ieri in gol, pesante, gol pesante. Uno dei nomi più chiacchierati, assieme a Porrini e a Niccolò Crotti, in procinto la prossima annata di vestire casacche di professionisti, casacche prof, quasi certo. Lo sportivo del pubblico, Cefis, Ghisalberti e Finazzi, Emanuele Finazzi che sarà da noi lunedì prossimo. Sarnico, Pontisola e Alzano Cene per il settore giovanile. La Boi, l'Orobic, il premio Bergamasco, al comando appunto Sergio Porrini, Bolis, tecnico appunto del Mappello Bonate, e Giovanni Cefis. Lo Junioris, noi intendiamo i due voti, ovvero sia il non Junioris e lo Junioris, in questo caso è Sonzoni, Ruggeri, Nicolò, Crotti, Ruggeri e Confalonieri, questo è il podio. Andiamo di corso perché davvero abbiamo mille cose da dire. Gullit, Ghisalberti, Locatelli e Recino per quello che riguarda appunto l'eccellenza. Adesso a questo punto due cose, due annotazioni. Cominciamo da Ivan, l'hai detto un attimo fa fuori, mai rubato il tempo. Possiamo dire che le questioni legate a Sant'Angelo, quello che ha fatto il Trento, le vicissitudini di mezzo corona, quello che è successo, si deve parlare di campionato falsato o parzialmente falsato? Parzialmente, diciamo, parzialmente falsato sì, perché se tu hai già giocato contro questa squadra, e facevo l'esempio fuori onda del Caravaggio, del Sant'Angelo, che tu vai e non giochi la partita e ti danno i tre punti a tavolino, se permetti quelli che magari ci hanno giocato contro o ci hanno pareggiato e hanno perso, le cose cambiano.
se poi tu ti devi salvare per quei tre punti lì, sono importanti. Cioè, tre punti sono sempre tre punti, alla fine di un campionato contano. Come ecco, quelli 3-0 tavolino, basta pensare che il Caravaggio Sant'Elmo perdeva 2-0. No? Sì. E poi alla fine è riuscito a vincere 3-2. Ciò non toglie che però il meccanismo legato all'Alzano-Cene... Sì, contano, sono pesanti. Sei del parere di Ivan? No, sono del parere sì di Ivan, perché chiaramente con noi hanno fatto la partita, tanto è vero che eravamo sotto di due gol addirittura, però poi abbiamo vinto, vabbè, e le altre non l'hanno giocata. Insomma, anche perché magari in una partita magari prendi una munizione, prendi una squalifica, sono tante cose. Cioè, esatto. Se una partita vera è un conto, a tavolino è un altro discorso. E questo non vedo. Allora andiamo a vedere il clou, ci divertiamo un attimo adesso con Mapello Bonatti per Golettini. Ribadisco il titolo, 90 minuti di follia. Vediamo che cosa è successo, poi li analizziamo con calma. Poi mettiamo in mezzo Ilaria, che è più tranquilla, più serafica fino a un certo punto. Ti dà anche le coltellate questa. Allora, può partire il servizio. Allora, Marco Bolis, io non so da che parte cominciare, francamente. Ma comincerei da un primo tempo comunque disputato dalla mia squadra, secondo me ottimo. Abbiamo aspettato l'avversario, ripartivamo bene, siamo andati in vantaggio magari nel momento che loro stavano giocando meglio, per la verità, però dopodiché potevamo legittimare dopo l'espulsione con un rigore sacrosanto su Mauri, secondo me, e a quel punto lì la partita sul 2-0 in 10 per me era finita. Dopodiché era finita anche sull'1-0. Sì, perché loro praticamente vedevano la squadra ben messa in campo, che comunque non ci impensierivano. E dopodiché queste due espulsioni logicamente li ha caricati e ha fatto sì che ha cambiato totalmente la partita. In effetti Mauri era quello che stava facendo la differenza tra il Pergo e il Mappello. Sontuosa prestazione. Poi in Giappone si dice Karakiri, dalle nostre parti vuol dire tagliarsi gli zebidei. Mi dà l'impressione che sia successo questo. Sì, ma in effetti, guarda, però Lucio, tu hai detto bene, però io avevo già in mente il cambio di Mauri, perché aveva già preso l'ammunizione per simulazione, e nel calcio, siccome lo conosco bene, so che la legge della compensazione, il primo ad essere ammonito, lui era ammonito, era lui. Perciò la mia intenzione era quello di fargli fare ancora 10 minuti, un quarto d'ora per cercare il 2-0 e poi cambiarlo. Purtroppo l'ho cambiato in ritardo e ci è costato la parità degli uomini. Imperdonabile la seconda espulsione. Imperdonabile la seconda espulsione, perché da un giocatore come Bonfanti, così esperto, ormai anni e anni, io capisco tutto, però una protesta troppo plateale, anche se non mi sembra abbia insultato più di tanto l'arbitro. Secondo me il cartellino giallo era la soluzione migliore, è un avviso, invece l'ha buttato fuori direttamente. Comunque quella dobbiamo fare il mea culpa, e da lì logicamente è cambiato, loro ci hanno creduto e hanno fatto questi due gol. Perché posso dire che hai visto il miglior Mappello nel primo tempo, davvero una squadra ben messa in campo, soprattutto molto ficcante con Mauri, con Nello Russo, sì. Insomma tutte le premesse per far passare al Pergo un pomeriggio da incubo. Sì, questi erano i giocatori che avevo messo in campo con Sorti interno di centrocampo, proprio perché sapevo di fargli male con le ripartenze, con Diop da una parte, Mauri dall'altra, Nello che mandava questi insieme a Sorti, dovevamo metterli in difficoltà, ma li avevamo già messi in difficoltà in casa loro, quindi ci credevo a questo atteggiamento. È stato positivo, però poi qualcosina non ha più funzionato nel secondo tempo. Sì, è chiaro, la Pergolettese non ha rubato nulla. No, perché è una grande squadra, onestamente. Non ha rubato nulla, però noi un po' di ingenuità e un po' forse di eccessivo protagonismo dell'arbitro, secondo me, ha fatto sì che questo risultato fosse così, perché io più che l'espulsione, se tu mi dai il 2-0, cioè tu mi dai un rigore sacrosanto, io vado sul 2-0 e lì la partita la chiudiamo. E anche un po' di stupidità. Sì, un po' anche di ingenuità nostra, soprattutto sul fatto dell'espulsione. Grazie Marco. Allora, con un mister strutturato, stessa domanda che ho fatto a Boris, da che parte cominciamo?
È stata una partita un po' strana, nervosa, difficile da giocare perché il campo era molto pesante, si faceva fatica a far girare la palla e sicuramente è stata una partita che ha, da un lato sono andati in vantaggio, potevano fare anche il 2-0, c'era un rigore prima per noi, poi c'è stato anche per loro, quindi è stata una partita un po' vissuta con grande intensità dal punto di vista nervoso. Sicuramente non è stata una bella partita, però è stata una partita dove contava moltissimo oggi il risultato e credo che in questo momento per noi è importante fare questo, anche se credo che noi siamo sempre stati una squadra che ha cercato di giocare e ha cercato per tutto l'anno di fare calcio e credo che dobbiamo continuare a fare questo e vedere la prossima partita come una, ancora un'opportunità per poter crescere. Primo tempo comunque quasi da incubo per il Pergo, perché il Mappello oltre a fare gol insomma, ha avuto quella netta occasione, o per meglio dire sul presunto penalty non assegnato. Poi quando vuol dire, diciamo, la stupidità dei calciatori che cambiano la partita. Noi abbiamo subito una espulsione sicuramente ingenua, forse un po' esagerata dal punto di vista che non c'è stata offesa da parte della ragazza nei confronti dell'arbitro, però sicuramente è stato molto ingenuo. Però io vorrei anche sottolineare che nel primo tempo anche noi non abbiamo avuto un calcio di rigore netto su Amodeo che poteva portarci in vantaggio, quindi credo che sicuramente Mappello ha fatto qualcosa in più di noi nel primo tempo, però credo che siamo stati bravi a tenerci compatti, a finire il primo tempo in 1-0 e a rischiare veramente poco, a parte questa situazione. Poi nel secondo tempo ci sono state altre due situazioni molto strane, perché due espulsioni in una partita così, io tanto tempo non le vedo, però in questo momento del campionato la tensione nervosa è sempre alta per tutti e siamo stati poi bravi nel secondo tempo a dare ampiezza alla squadra e a far girare la palla finché abbiamo trovato la soluzione per chiudere le azioni in fase realizzativa. Bravi soprattutto a credere nelle vostre possibilità, ma soprattutto di capire prontamente le difficoltà che stavano montando secondo dopo secondo nella compagine bergamasca. Sì, siamo stati bravi a stare in partita sempre con la testa concentrati, d'altra parte abbiamo un obiettivo grande in questo momento e siamo in testa in questo momento al campionato e proviamo a starci fino in fondo. Sicuramente non sarà facile perché ci sono delle partite tutte difficili, giochiamo con quattro squadre che si giocano la salvezza, quindi sicuramente saranno quattro battaglie, quattro finali e cerchiamo di arrivare in fondo sperando di arrivarci bene in testa alla classifica. Sicuramente sì. Che dire, il calendario sia sul fronte pontisolo sia sul fronte pergolettese, il più difficile chi l'ha? Io credo che sono tutte partite difficili, sicuramente il Pontisola magari questa partita con Lecco dove c'è in ballo il playoff ancora per il Lecco, però al di là del discorso credo che ogni squadra cercherà di fare la sua partita e dar battaglia fino in fondo. Oggi il Mappello che è un'ottima squadra, ha un'ottima organizzazione e ha sempre fatto bene in questo campionato e ha dimostrato fino in fondo di provarci, quindi sicuramente domenica giochiamo con la Pro Sesto e sarà sicuramente difficile, il Pontisola giocherà con Lecco, mi pare, sicuramente sarà un'altra partita, un'altra battaglia, saranno quattro finali per tutti, giochiamocele fino in fondo e speriamo poi alla fine di riuscire a stare in testa. Grazie mister, arrivederci. Allora io credo che faccia male rivedere certe immagini, no? Fa molto male, non l'ho ancora digerita. Però vabbè, il calcio è questo, a volte ti danno degli episodi a favore, vediamola così, a volte a sfavore. Guardiamo poi il concetto, avete avuto in mano la partita in pugno, l'avete persa dalle mani, l'ha ripresa la pergolettese e l'ha portata a casa con merito. L'abbiamo persa l'espulsione di Bonfanti, secondo me. Lì. Anche di Mauri, che Mauri era devastante, l'uomo che faceva la differenza. Quella non è colpa nostra perché secondo me è un abbaglio dell'arbitro. Adesso dopo se Bonfanti... si lamenta e l'arbitro gli mostra il calzettino rosso, magari ci può anche stare, anche se il ragazzo mi ha detto che non gli ha detto praticamente niente. Mio Adriano. Se fosse così, chiaramente quando un ragazzo viene espulso puntualmente dicono che non ha mai detto niente.
Non penso che l'arbitro... Ecco, non ho mai sentito dire un sì, guarda, ho detto una porta, mai. Io... Cioè, secondo me invece gli avrà detto qualcosa di pesante, ma lo sbaglio è che un uomo come Bonfanti non può commettere questi errori. Cioè, è chiaro che poi ti portano anche all'esasperazione e dovrebbe essere gestita in maniera diversa dall'arbitro, ma puntualmente non è mai così, insomma. Ecco. Allora, Super Partis, con la grazia e la leggerezza della donna, adesso andiamo a vedere gli episodi, li commenti tu. Andiamo a vedere il primo episodio, quello che mister Venturato reclama come penalty. Erano pochi minuti dopo l'avvio, non penso al di là del decimo. Ecco, con la classe e la leggiadria di una bella donna, che valutazioni diamo qui? Secondo me l'altro ha fatto bene a non darlo. Secondo me non è rigore, secondo me. No. Non perché non per il mio compagno di scrivania, ovviamente. No, onestamente non mi sembra che ci siano gli estremi. Bisogna sempre poi valutare, chiaramente noi lo stiamo vedendo al ralenti e l'arbitro li ha sempre visti in presa diretta. Ok. Questo secondo me ha fatto bene. Ivan, sei di parte, quindi Adriano? No, sono d'accordo. La palla è stato bravo ad andare giù, ma si è lasciato andare. Cioè, è chiaro che il contatto c'è, ma in area c'è, ci deve anche essere. La palla è davanti, ha approfittato di questo. Ma ognuno fa il suo mestiere, come so dirsi in gergo. Allora, andiamo a vedere invece l'episodio, uno degli episodi chiave di questa partita. 1-0 per il Mappello, qui eravamo già 10 contro 11. Sì. Esatto? No, eravamo ancora 11 contro 11. Perché il contesto dell'espulsione poi comincia a perdere. 11 contro 11. Qui c'è il tocco di Russo che allarga per Mauri, che ripeto, è stato davvero molto bravo. Ora, è vero che l'immagine si allarga e poi si restringe, ma mi sembra... Comincia fuori. Il fallo comincia fuori. Già, lì, già che... qua, ecco qua, se era un arbitro intelligente, fischiava la punizione ed era finito tutto. Andando avanti diventa rigore perché lo prende proprio al braccio sul collo. Ormai gli è passato davanti. Il braccio sul collo gli è passato davanti. Non lo prende più, lo affossa. Ecco, vale il solito discorso, Ilario. Lo fermiamo prima, lo fermiamo dopo, consideriamo il primo appoggio, vantaggio, che poi vantaggio non so fino a che punto si sono frazioni di secondo. È ovvio, è vero, sì, la ferma prima, dà la punizione e si risolve. A quel punto è chiaro che qui invece... Eccolo qua. Perché il fallo adesso, rivedendolo con calma, lui è nettamente fuori d'area. Lui cerca di tenerlo all'esterno, di non farlo passare, ma lui lo passa, entra in area e poi lo affossa in area. Ha ragione comunque Adriano, cioè il fallo lo fischi se sei normo dotato, non usiamo il termine intelligente, normo dotato in questa circostanza. Cioè, l'assistente dov'è qui? È lì in parte. Anche l'arbitro dov'è? Qui non si vede. Cioè, l'assistente vede tutto. Devi avere il coraggio di dire quello che hai visto, lo devi avere il coraggio. Di punizione, di fuori area, di quello che vuoi, però devi intervenire, non puoi sorvolare, far finta di niente. Che poi la palla si ferma. No, non ha fischiato niente. Cioè, si è lasciato, francamente c'è stato quell'attimo di sconcerto in tribuna, è calato anche una cappa di silenzio. Per me anche lo stesso giocatore guarda l'arbitro per dire, l'ho fatta grossa, l'ho scampata. Nell'indecisione ha preferito non far nulla, probabilmente. Però dico, si è dato il vantaggio, quel punto lì deve dare rigore. Il rigore, esatto. Questo non sono. Perché fai due errori nello spazio temporale di tre secondi, neanche tre secondi, due secondi. E questo è grave. L'ultimo episodio, uno dei lampi di follia di questa partita. I migliori in campo, in senso assoluto, l'uomo che stava spaccando in pratica la partita, poi si fa espellere, e lo rivedremo tra qualche istante, in maniera abbastanza, io non voglio usare l'aggettivo perché poi vorrei sembrare maleducato e irritante, puntini puntini, adesso lo rivediamo tra un secondo, cioè evitabile mi sembra il minimo che uno possa dire, l'hai saltato forse Andrea? No, adesso arriva, è subito dopo. Adesso lo vediamo tra un attimo e dopo questo, eccolo, ecco qua. Questa era una grossa occasione comunque. Questa è una ripartenza, a campo aperto. Se tu fa adesso, per cosa? Con tutto rispetto, fare simulazione sulla linea centrale della metà campo. Non lo so, io
Ilaria. No, qui poi l'immagine invece fa proprio vedere che l'arbitro è anche vicino all'azione, quindi insomma lì sicuramente non si può parlare di posizione sbagliata. Ha preso sicuramente un abbaglio, chiaramente non avrebbe neanche avuto senso fare una simulazione lì in quel momento, sarebbe stato poco furbo il giocatore, cosa che eppure credo non sia. Eppure posso dire la verità, detto così, per me si butta. Non ho capito lo prende. Non ho capito il perché. Probabilmente lui si lascia andare, però non puoi dargli il secondo giallo. Non lo puoi cacciare. L'arbitro sbaglia in questa cosa. È un fallo a metà campo ed è una simulazione anche per me questa. Per mancanza di esperienza. Cioè lui è stato toccato, però si è lasciato andare. No? È vero che aveva anche il campo, aveva anche il campo a disposizione, perciò questo può far pensare che non si è buttato. Però guarda, forse non viene neanche toccato. Ha cercato l'ammonizione, forse. No, perché mi spiace di mancare questo episodio. Perché questo è un episodio che in effetti cambia la partita. Allora, io sono frontale, perché la nostra panchina è lì. Vabbè, tu eri più vicino, perciò... A me sembra che lui lo tocchi, che dopo vada giù... secco male, però lì l'arbitro va a cercarlo. Ma il contatto c'è. Il direttore va a cercarlo per compensare l'espulsione che appena fa 5 minuti prima caccia uno dei loro. Ecco, ricordo che qualcuno erroneamente ha pensato che fosse un doppio giallo nel confronti del... O forse non lo sapeva. Del Pergo, era rosso diretto. Questo mi sembra giusto ribadirlo, questo concetto, perché qualcuno ieri era caduto in rosso diretto. Così come è stato rosso diretto anche per Bonfanti, e quindi va tenuto in debita considerazione anche questo aspetto. Comunque è prova di immaturità, cioè sei al cospetto della capolista, stai vincendo, lo stai portando a casa bene, nessuno può dire nulla, basta essere freddi con la mente, tu porti a casa. Non è semplice, sei in campo, hai voglia di vincere, avevamo vinto anche a Voltini, volevamo dimostrare il nostro valore perché era una partita importante anche per noi, anche per il rispetto del campionato. Purtroppo vedercela portare via così non è facile neanche per i giocatori, per lo stesso mister, rimodificare l'assetto della squadra, devi arretrare un centrocampista, fargli fare il difensore, togli la prima punta. Non è più Mauri che era la spina nel fianco del Pergo. Loro che si giocano tutto il campionato. Sono tante cose difficili da decidere in pochi minuti. Sicuramente, adesso sto dando un'occhiata un attimo ai messaggi per vedere se dobbiamo e possiamo rispondere a qualche SMS in modo pertinente, anche se mi sembra che tutto sommato siano giustamente quelle disquisizioni tipiche un po' da tifosi. Ok, abbiamo ancora 3 minuti. Prima di chiudere, Ilaria, ti aspetti anche qui, in attesa delle riforme della Serie D, della Lega Pro, delle riforme anche marcate dal punto di vista dei settori giovanili, dal punto di vista dei campionati, o andiamo avanti con la solita solfa? Andiamo avanti con la solita solfa. Non sono previste riforme, quindi credo che adesso i campionati sono così. Senti, in tempi di ristrettezze economiche, presumi che... ci saranno dei ridimensionamenti marcati anche a livello istituto giovanile, cioè dai 20 squadre si passerà alle 7-8. Ma sicuramente, ma ci sono anche nei grandi club, Inter e Milan, anche loro comunque ne risentono a livello giovanile soprattutto, e figuriamoci quindi le società dilettantistiche, anche le stesse legate proprio ai grandi club, le scuole calcio. Senti, a livello di settore giovanile, parlo di squadre di Serie D, di eccellenza, di interesse, credo che questa grande ammucchiata di squadre che ne ha 10, 12, 15, 18, abbia tolto spazio agli oratori. Io sono convinto che un ragazzo, fino a quando fai giovanissimo l'oratorio, va tutto bene. Poi dai giovanissimi te li vengo a prendere per fargli fare, li vengo a selezionare. E almeno questo sarebbe il mio personalissimo pensiero. Non lo so che cosa sta saltando fuori da questo discorso.
Si seleziona ovunque, si seleziona sempre, si selezionano anche pulcini e piccoli amici che hanno 6-7 anni, quindi purtroppo la situazione è questa. È vero che non dica niente. Ah, è volata la trasmissione, davvero. Io ringrazio Adriano Ravelli, Ilaria Checchi, spero di riaverti anche con il volentieri tuo capo. Volentieri. E naturalmente Ivano Rigoni. Grazie. Saluto a te, tutti i Mapelli, mi sembra anche corretto. Per, grazie. Ti ospitiamo sempre lo volentieri. Lo sai che io vengo sempre a Mapelli con il cuore in mano. Grazie a voi tutti, grazie a Stefano Messaggio della telecamera, bravissimo ad Andrea Palla su Energia, a voi tutti che mi avete cordialmente seguito anche questa settimana, e che dire, come sempre, addio piacendo, appuntamento rinnovato a lunedì prossimo. Grazie e buonanotte e buona settimana a tutti.